Bentornato, amico. L'ammiraglio ordina di prelevare un alleato dal mio pianeta natale, Vardos. Si tratta del protettore Gleb, una funzionaria locale che ha istruito me e l'agente Ask. Non so perché c'entri con l'operazione Cenere, ma ho fiducia nell'ammiraglio. Andiamo a Vardos. La nave salvata a fondo, che ci fa qui? Consegna della merce. Trasportava quei satelliti. Il Moff Reit ha detto che servivano per l'operazione Cenere. Ma ha taciuto sul bersaglio. Anche l'ammiraglio. Ora so perché. Satelliti allineati, signore. Eccellente. Non ti ho convocata, comandante Versio. Il bersaglio è Vardos. 1-10, sì. Perché? Il pianeta e i suoi abitanti sono stati fedeli all'impero. Ordine dell'imperatore. Epureremo questo pianeta e molti altri. Il terrore dilagherà ovunque, così la galassia ricorderà chi comanda. Quella è casa nostra. Sbagliato! L'impero è casa nostra. E noi faremo come ordina l'imperatore. Non prendo certo ordini da un uomo morto. Tu prendi gli ordini solo da me. Attivate i satelliti adesso. Partirai per Vardos immediatamente. Recupererai il protettore Gleb. Questo è il tuo unico obiettivo. È tutto. Ti ho detto che è tutto. Contatta subito l'agente Ask su Corvus e digli che ho urgenza di parlargli. Ricordi ancora la strada da seguire, comandante? Difficile dimenticarlo, agente. La tempesta è innaturale. Mai visto niente di simile. La gente deve essere terrorizzata. Questo è solo l'inizio. Quando si saprà cosa abbiamo fatto qui, quel terrore si espanderà nell'intera galassia. Mi chiedo perché non stiamo evacuando i civili. I civili sono sacrificati. Evacueremo prima i nostri. Sono questi i nostri? Questo è un mondo imperiale, un luogo che dovremmo proteggere. L'evacuazione procederà secondo l'ordine stabilito. Nel frattempo, mantenete
Che facciamo? Temo non ci sia niente da fare. Non con questa raffica. Possiamo solo aspettare. Forza speciali, fateli passare. Siamo davvero qui per una persona. I civili potrebbero morire qui. Abbiamo messo a rischio anche i nostri soldati. Saranno evacuati a tempo di vita. Il coraggio dinanzi a questa tempesta è segno di vera disciplina. Ma Gleb ha la precedenza dell'evacuazione. Qui Gleb dirige la scuola per futuri leader imperiali. Forgia soldati abili e fedeli. Come hai? E me. E ora si aspetta qualcosa in cambio. Gli abitanti di Vardos sono fedeli all'impero. Perché lasciarli qui a soffrire? La causa viene prima di tutto, comandante. Non è una giustificazione. Vardos era casa nostra, Ask. L'impero è casa nostra. L'operazione Cenere è l'occasione per dimostrare di essere degni di ciò che diventerà. Parli come mio padre. Finalmente, era ora. C'hai dell'Erzio. E così ha mandato te. So che è importante, ma al punto di inviare sua figlia? Obiettivo sicuro, avanti, Gleb. Oh, adesso è lei che mi dà gli ordini. Ehi, indietro! Lui viene con me. Gli altri rimarranno qui, non sono importanti. Andiamo! Comandante. C'è una nave alla piattaforma. Sarete al sicuro. Andate, subito, ora! Ehi, cosa fate? No, fermi! Fermi! Gli ordini non erano questi! Staccando. Tranquilli, vi porteremo via da qui. No, tu non puoi! Sono il tuo comandante, mi devi obbedire! Aiden, i nostri ordini sono chiari. Dobbiamo recuperare il protettore Gleb, soltanto lei. Le cose sono cambiate. Guardati attorno, questo ti sembra l'impero che abbiamo deciso di servire? Per favore, non farlo, non lo fare. L'impero esiste per salvare i civili da cose come l'operazione Cenere. Questo è il nuovo impero. Sì, questo è il nuovo impero. Non voglio farne parte. Obbedirò agli ordini dell'ufficiale superiore. Sono i tuoi ordini? Che se lo sono, allora... Ma questo è tradimento! Sono i tuoi ordini? Sì. E io i miei. Abbassa l'arma. Questo sprezzo sarà la tua ruina. Ammiraglio Versio. Il comandante Versio. E l'agente Miko sono dei traditori. Mi dispiace. Capisco. Riportami Gleb, questa è la tua missione. Dei traditori me ne occuperò io. C'è un passaggio dall'altro lato della piazza. Usciremo da lì. Sono con te, comandante. Non sparare. Se ci vedono saranno guai. Siamo troppo esposti. Dobbiamo metterci al riparo. Dannazione! Fuoco! Troide, vai! Dobbiamo arrivare al Corvus e uscire dallo spazio imperiale. Non c'è alternativa. Tuo padre ci mette a tutti, a costo di abbattere. Qui si mette malissimo. Concentrati, agente Miko. I civili al Corvus contano su di noi. Siamo fuori dai canali imperiali. Il Corvus non saprà neppure del nostro arrivo. Ci inventeremo qualcosa. Tocca a te. Arrivavano da Tarchivio. Passeranno di via. Prepariamo le barricate. Thank you.
Siamo stati condannati a morte. Dobbiamo proteggerci o moriremo. Sì. Devi accedere. Possiamo disattivare quei sistemi antiaerei. Sì, ti seguo. Accedi. Stanno sparando a qualcosa. Navi in fuga. Non siamo gli unici a volerci salvare la pelle. Bene. Di qua. Fai silenzio e non ci scopriranno. Ricevuto. Al mio segnale. Neutralizzo. Ora. Accedi. Vedo tantissimi soldati. Camminatori schierano soldati. Resta al riparo. Ruberemo una AT-AT. Accedi. Ah.
camminatore. I cannoni sono così potenti da distruggere il turbo laser antiaereo. Esatto. Se distruggiamo le antenne di puntamento, il settore resterà senza contraerei. Abbiamo di nuovo i canali imperiali. Contatta subito il Corvus. Comandante, ho i civili che hai mandato alla nave. Bene, proteggete il Corvus. L'agente Ask manderà dei soldati a prendere il Rider. Sì, comandante. Sono con te qualunque cosa dicano. Attenta alla tempesta. Camminatore! Vedo cannoni antiaerei. Lascia fare a me. Pensavo che l'ammiraglio potesse arrivare a tanto. Sta eseguendo i suoi ordini. Ordini sbagliati. Come lo erano i nostri. Dobbiamo evacuare quei civili da Vardos. E poi? Prima usciamo dallo spazio imperiale, poi vedremo il da farsi. Fatto, comandante.
Corvus, abbassa la rampa, fateli salire! Sì, comandante, ma i fulmini fanno saltare i nostri sistemi, ci vorrà del tempo! Su quei soldati! Ricevuto, comandante! Vedo un'arma pesante! Arriva un'altra unità! Ricopriamo! Vediamoli occupati! Hanno di tutto per impedirci di decollare. Mi basta arrivare al corpo, poi ci penso io. Ascara a porta. Missione compiuta. I miei complimenti, comandante Ask.